siamo arrivati stasera a una studentessa. Abbiamo incontrato una studentessa molto giovane che studia architettura e per sentire da un giovane con tutta la forza e soprattutto la spinta positiva e ottimista, per di sentire anche la sua lettera, i suoi desideri, i suoi sogni. A leggerlo abbiamo chiamato una studentessa di Bologna, dell'Accademia di Belle Arti, Chiara Guadagnini, che legge appunto la lettera di Lina Muzzaro. Cara Chiara, molte cose stanno attraversando la mia mente proprio adesso, così tanti sentimenti che vorrei condividere con te. Così tante cose da buttare giù su un foglio di carta. Da ragazza ventenne come me, anche tu sai bene che si hanno sempre così tante cose in testa che si vogliono fare, dire, condividere. Comunque, proverò a ridurre la mia vita in paragrafi, in modo che ciascun paragrafo trattenga quel sentimento speciale che ho provato di volta in volta. Fammi iniziare con sognante. In questo preciso istante della mia vita sto facendo architettura. Per me l'architettura è l'arte del disegno e il disegno congiunge l'anima, i pensieri, le fedi e i sogni. Sogni, sì, proprio. Io posso disegnare i miei sogni, ma posso anche vederli realizzati? Questa è la domanda che trascino con me ogni giorno. Questa è la ragione che mi fa svegliare ogni mattina con un nuovo piano per la giornata. Questa è la ragione che mi mantiene piena di speranza per un domani migliore. Arrabbiata, desiderata, motivata. A parte l'architettura, ci sono così tante cose che voglio fare. Da palestinese appassionata, ho l'urgenza di andare ovunque portando la Palestina nel mio cuore per diffondere la conoscenza sulla Palestina, per mostrare alla gente come sono i palestinesi, pieni di talento, forti, appassionati, intelligenti e quanto felici, allegri e vitali. In questo momento sto facendo uno stage formativo di architettura a Roma e mi è accaduto di incontrare così tante persone molto ignoranti sulla Palestina e sui palestinesi, che questo mi ha reso ancora più ansiosa di voler parlare della Palestina sempre di più. Alcuni di quelli che ho incontrato pensavano che i palestinesi pensassero, vestissero, agissero in modo diverso, avessero meno educazione o fossero solo povera gente che viveva in una zona di guerra. Ma fortunatamente per loro io ero lì a salvarli dalla loro ignoranza abissale in materia. Io ero lì per mostrare loro che a dispetto della nostra difficile vita sappiamo essere così adulti e spiritosi che a volte non ci si riesce a tenere testa. Possiamo ridere a crepapelle, possiamo ballare fino ad abbagliare gli occhi di chiunque. Noi sappiamo essere vivi, come nessuno sa essere, dentro e fuori. Triste. A Roma, e per la prima volta, ho incontrato gente di Gaza. So che è un po' scioccante, ma ahimè è verissimo. In Palestina non posso incontrare nessun palestinese di Gaza. Così ho avuto l'occasione di mettermi a sedere con una signora di Gaza. Avevamo solo poche ore per parlare. In quel momento ero come una bambina. Ho iniziato facendo 4-5 domande alla volta, come se provenissi da un mondo totalmente diverso. Qualcosa di triste è anche ogni volta che in Italia sono su un treno che collega due città. Nella mia mente ritorno all'immagine dei checkpoint che devo attraversare in Palestina per passare da una città all'altra e al fatto che per andare ci voglia un'ora e mezza, quando nella vita normale il viaggio prenderebbe solo mezz'ora. Desiderante, quando sei via di casa da tanto tempo, capisci che niente è come casa. Non importa quanto sia buona la gente di cui mi sono circondata a Roma, e non importa quanto libera possa essere a Roma, io desidero ardentemente e sempre la Palestina, la sua gente, gli amici, il cibo. Sì, per me il cibo palestinese è qualcosa a cui non posso resistere. Se verrai mai in Palestina, dovrai essere mio ospite e stai sicura che proverai il miglior cibo palestinese. È una promessa. So quel che stai pensando.
È vero che tornare in Palestina potrebbe anche significare tornare indietro nella mia vita, dove io non posso far tardi fuori casa a causa della paura che ci possano essere soldati israeliani nelle strade. Significa anche che non posso andare facilmente a trovare gli amici che stanno nei paesi vicini, perché devo fare i conti con i checkpoint e con tutto quello che io odio davvero, perché devo... E a volte preferisco stare in città per evitare di sottopormi a queste umiliazioni. E può anche significare che tornerò in una società meno aperta, dove devi stare attenta alle tue azioni per non essere giudicata dagli altri. Ma penso che in realtà sia bello, perché ho capito che questa è sempre la storia, stessa storia in ogni piccolo paese, anche in Italia da quello che ho sentito. Così, a dispetto di tutto, questo niente è come essere finalmente a casa. Arrabbiata. In Italia ho incontrato alcuni giovani israeliani che hanno al corrente di cosa stava davvero succedendo e della storia vera. Abbiamo parlato molto a lungo. Loro mi hanno detto che molti giovani israeliani non conoscono nulla dei palestinesi e molti di loro non ne hanno mai incontrato uno. Dicevano anche che loro hanno una storia completamente diversa. A loro insegnano a odiarci, mentre noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci insegni qualcosa di loro. Li vediamo nella nostra vita di tutti i giorni. In qualche modo tutto questo mi è confuso. Se questo è vero, come mai potremmo raggiungere la pace? Ambiziosa. Il mio stage a Roma sta per finire, ma rimarrà sempre dentro di me. Qui ho incontrato brava gente, persone che volevano sempre aiutarmi e rendere buona per me questa esperienza. Non li potrò ringraziare mai abbastanza. Questa esperienza mi ha reso una persona completamente differente. Mi ha insegnato come sopravvivere da sola, come nutrirmi, come scegliere gli amici e chi mi circonda in un mondo completamente diverso. È stata una sfida, un arricchimento, un'esperienza motivante. Stare a Roma, dopo un lungo percorso attraverso cui sono passata, che sarebbe stato quasi impossibile senza l'aiuto di alcuni attivisti italiani e palestinesi, prima per poter trovare un posto per la formazione e poi per ottenere il visto, che è molto difficile per i palestinesi, mi ha fatto capire che niente è impossibile. Io credo di aver vinto questa sfida che mi ha dato una spinta per nuove sfide verso me stessa in ulteriori esperienze. Io credo che io, tu e tutti i giovani della nostra età dovrebbero fare qualcosa di simile a questo. Impegnata nel sociale. Comunque, come per il ritorno in Palestina, una delle cose in cui mi sono ritrovata è stato il volontariato. L'ho fatto ovunque sia stato possibile. Una volta ero in un campo di volontariato, eravamo un gruppo di giovani meravigliosi che avevano la voglia di aiutare la società in ogni modo possibile. Eravamo nelle strade, a pulire, ridipingere, sistemare il verde e molte altre cose. Ho fatto la volontaria anche visitando le case di cura per anziani quando ho potuto. Per me questa è una cosa davvero speciale, mi nutre l'anima. Nel mio tempo libero ballo la dacca. Non so se ne hai mai sentito parlare o no, ma è un ballo tradizionale palestinese. Lo faccio con un gruppo di giovani speciali e di talento. Mentre balliamo, trasmettiamo gioia agli altri, così come a noi stessi. Per me la dacca è un modo di lasciare tutto lo stress, tutta la politica che siamo abituati a sentire. Forse tutta la rabbia o la tristezza e semplicemente ballare con gioia. Così, da ragazza palestinese, puoi vedere che ho un sacco di sentimenti mescolati che si avvicendano di volta in volta. Come studentessa non ho ancora trovato per me stessa o quel che sto cercando con esattezza, ma la mia speranza per il futuro è quella di usare il mio studio in architettura per realizzare la pace. Per costruire case e non per distruggerle, per incrementare la vita sociale tra le persone, per costruire ponti e non muri. Nel profondo di me stessa credo di poter raggiungere le mie speranze e i miei sogni. È solo questione di tempo. È stato molto emozionante per me scriverti. Spero un giorno di avere l'occasione di incontrarti e di condividere con te più storie delle nostre vite.
Tua, Lina, Abu, Zarur.